Nel suo ultimo giorno di pontificato, Papa Benedetto XVI è stato ricordato ad Arezzo in occasione dei funerali del vescovo emerito Giovanni d'Ascenzi. Costanza Mangini. In nome del Padre, dello Spirito Santo. Monsignor Giovanni d'Ascenzi, vescovo emerito della diocesi di Arezzo, Cortone e Sansepolcro, è stato sepolto in Duomo nella cripta sotto la cappella della Madonna del Conforto. Aveva 93 anni, Monsignor d'Ascenzi, e da tempo era gravemente malato. I funerali sono stati celebrati in cattedrale da Monsignor Riccardo Fontana, vescovo di Arezzo. E il vescovo che ha attuato il concilio ha dato senso di speranza alla nostra Chiesa, ha organizzato la nuova diocesi che il beato Giovanni Paolo II aveva voluto, mettendo insieme le tre diocesi precedenti di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Fu Monsignor d'Ascenzi a portare ad Arezzo Papa Giovanni Paolo II. Oggi, il giorno del suo funerale, è coinciso con l'ultimo giorno di Papa Ratzinger. Ma un grazie del profondo del cuore a Papa Benedetto per tutto quello che ci ha insegnato, prima come professor Ratzinger, poi alla dottrina della fede e finalmente come Papa. Ci ha insegnato veramente tanto, un magistero che ha segnato la nostra epoca. Ieri l'ultimo appuntamento pubblico del pontificato di Papa Benedetto XVI, l'udienza generale in Piazza San Pietro.